Buongiorno cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi, 12 marzo 2018, questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Governo, Orfini dice accordo col Movimento 5 Stelle sarebbe la fine del PD, no a presidenza di una Camera, chi perde all'opposizione. Il presidente del partito alla vigilia della direzione in cui si discuterà dell'appoggio o meno a un governo che non sarà trasmessa in streaming. Non esiste in natura un accordo tra noi e 5 Stelle, hanno detto. Il tentativo di obbligarci a sostenere un governo con i grillini è stalking. E su Renzi dice: non sia capro espiatorio, dovremo ricostruire il partito partendo anche dal suo contributo. Emiliano rilancia invece l'appoggio esterno a un nuovo governo e spiega perché. Se questo non accadesse, si rischierebbe, secondo lui, una deriva autoritaria. E appunto con la seconda notizia che parliamo di Emiliano. Che cosa ha detto esattamente? Dice: il Movimento 5 Stelle con 11 milioni di voti ha diritto di governare. Errore è ignorare una tale forza. Ignorare una grande forza di popolo come il Movimento 5 Stelle che tutela soprattutto quelli che contano poco o niente nella società italiana è stato un errore gravissimo del PD. Dovevamo farlo noi quel lavoro. Il duro bilancio post-elettorale espresso dal presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, appunto, che è stato intervistato da Giovanni Minola a Faccia a Faccia sulla 7. Lega, anche i giovani padani voltano le spalle al nord, si cambia nome e Salvini lancia il congresso per azzerare i gufi. Tra i vecchi militanti del Carroccio c'è chi non ha ancora digerito la decisione di togliere la parola Nord dal nome del partito e teme che il veloce processo di trasformazione possa ulteriormente compromettere i simboli di sempre, addirittura Alberto da Giussano. Come togliere il crocifisso ai cristiani, scelta vigliacca per non turbare i nuovi elettori mediterranei, dicono. E per tutta risposta il segretario lancia la stagione congressuale da una posizione di assoluto vantaggio. E sulle elezioni l'Avvenire scrive: un governo di tregua aiuterebbe a smaltire veleni e tossine. Nel giorno in cui i vincitori delle elezioni, Di Maio e Salvini, dicono di essere disponibili al dialogo, il presidente del PD, Matteo Orfini, ribadisce la posizione renziana di stare all'opposizione e non fare accordi con nessuno, arriva un appello appunto dal giornale dei Vescovi. Roma, anziana e diabetica sgomberata, una guerra tra poveri, il comune assicura per lei pronta una soluzione definitiva. Diabete, problemi di cuore, invalidità e una pensione di meno di 600 euro al mese. Paola, 74 anni, pochi giorni fa, appunto il 7 marzo, è stata sgomberata dalla casa che occupava nel quartiere di San Basilio, borgata di case popolare nella periferia nord-est di Roma. Al momento dello sgombero è stata ricoverata all'ospedale Sandro Pertini. Potrebbero dimetterla domani e lei non sa dove andare. Racconta di addormentarsi con una radiolina. Se arriva il silenzio, senti i colpi e i pugni sulla porta e le martellate, dice. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.